Da qualche settimana è partito il processo denominato Mafia Capitale. Il rischio grande è che l'opinione pubblica abbia una visione distorta e parziale dell'azione e del grande lavoro che la cooperazione sociale fa nelle carceri con i detenuti è altissimo. È per questo motivo che riteniamo opportuno, proprio in questo momento, evidenziare la realtà che è molto ben diversa rispetto al tema di mafia capitale, del grande lavoro che la cooperazione sociale fa in questo settore. Accanto alle cooperative citate coinvolte in questo processo ce ne sono centinaia di altre che invece quotidianamente lavorano con grande dedizione per consentire a queste persone, i detenuti, di avere una vita migliore, ma soprattutto una seconda occasione. Ci sono cooperative come Pausa Caffè che opera in Piemonte e gestisce un forno per la produzione di pane di alta qualità, una pasticceria, produce birra e torrefazione di caffè. C'è la cooperativa Giotto che a Padova gestisce all'interno del carcere una importante e prestigiosa attività di pasticceria. C'è Made in Carcere che nella Puglia con le carcerate produce una linea di abbigliamento. C'è il Poggio soprattutto che in una realtà complessa come quella della città di Napoli ha aperto di recente in un quartiere periferico un centro alimentare dove è possibile consumare prodotti di alta qualità, quasi tutti realizzati e prodotti con il supporto dei carcerati o ex detenuti di Poggio Reale. Dove operano le nostre cooperative, calano nettamente i casi di aggressione, i casi di atti vandalici e i tentativi di suicidio. Le nostre cooperative dimostrano anche in questo lavoro che possiamo definire di frontiera, di essere una risorsa per questo paese. Si dà una seconda possibilità ai detenuti, si risparmiano soldi pubblici, ma soprattutto i casi di recidiva calano in maniera considerevole. In sostanza, come recitava il titolo di uno splendido articolo di Federico Mento, la parola cooperazione è ancora una parola bellissima e io dico anche utile per la società e per le persone.